Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video un po' particolare, vorrei farvi vedere tutte le mie scarpe con il tacco. Io le ho sempre portate molto volentieri, ho tantissime scarpe con il tacco e ho pensato in questo video di farvele vedere. E prima di cominciare vorrei dedicare questo video a mia mamma, perché mia mamma adora le scarpe. Lei vorrebbe uno di quegli armadi giganteschi che occupano tutta la parete, tutto pieno di scarpe. Quindi, avendo lei questa grande passione per le scarpe, vorrei dedicarle questo video. Ma cominciamo subito e vi faccio vedere tutte le scarpe che ho. Vi faccio vedere quelle di tutte le stagioni, quindi estive, invernali, autunnali, insomma tutte quelle che ho. Comincio in ordine di posizionamento, perché qui ho messo tutte le scatole appilate una sull'altra con le scarpe, quindi non vado in ordine di preferenza, ma semplicemente in ordine di come le trovo qua. Le prime scarpe che vi faccio vedere sono queste. Queste sono marroni, così di questo colore, hanno il fiore davanti, sul davanti e la punta aperta. Queste sono scarpe che io ho portato veramente per tantissimo tempo, adesso ahimè non le posso più portare perché tutte le volte che io mi metto queste scarpe il piede destro mi si gonfia. Non chiedetemi perché, ma succede così e quindi ho deciso di non metterle più. Comunque queste sono scarpe che in realtà mi piacciono molto, ma non riesco a indossarle. Continuo a tenerle perché magari chissà che un domani io riesca di nuovo a metterle senza avere questo tipo di problema. Andiamo avanti. Queste invece sono un pochino più eleganti di quelle di prima perché sono di vernice nera, hanno sempre la punta aperta, il fiocco davanti e il suo tacco, ovviamente. Un pochino di fibbia qui, non so se riuscite a vederla laterale. Questi non sono tacchi altissimi, ovviamente sono tacchi, saranno più o meno 8-9 centimetri, non so, quindi non è un tacco 12 per capirci, però comunque insomma hanno la loro altezza. E anche queste sono scarpe che, soprattutto in estate, alla sera, io indosso molto volentieri. Questa è invece una scarpa da cerimonia. Queste ve le avevo mostrate nel video tag le scarpe della mia vita. Sono scarpe che purtroppo mi fanno malissimo, quindi non riesco a portarle, però le avevo acquistate in occasione di una cerimonia. Infatti sono così bianco panna, sono abbastanza raffinate, eleganti, hanno questo nodino sopra, sempre la punta aperta. E insomma, sono un paio di scarpe che in occasione di una cerimonia possono essere utili, però mi fanno veramente male, quindi non sono assolutamente scarpe che io indosso tutti i giorni. Però insomma, ce l'ho, le tengo e anche queste fanno parte della mia collezione di scarpe col tacco. Adesso andiamo decisamente sul semplice e sull'informale perché vi faccio vedere un paio di zoccoletti di legno. Eccoli qua, questi sono zoccoletti di legno con la punta aperta, hanno il tacco decisamente più basso, però sono veramente molto comodi. Nonostante siano zoccoli di legno, sono comodi. Quindi io questi li ho indossati tantissimo, soprattutto in estate, magari per andare al mare o comunque per fare semplicemente due passi così sul lungomare. Sono scarpe che io metto molto volentieri perché nonostante le apparenze ci si cammina bene, quindi insomma sono contenta di avere questi zoccoletti, queste scarpine così. Queste sono scarpe che indosso spesso, molto volentieri, hanno questa rifinitura così sul color tortora qui sul bordo, hanno il fiocchetto davanti e sono semplicemente delle scarpe décolleté con il loro tacco. Questo è un tacco un po' più basso perché qui siamo sui 6-7 centimetri, però insomma sono anche queste scarpe che porto molto volentieri e mi piace anche l'interno perché vedete che l'interno ha comunque questa fantasia, questi motivi così un po' particolari. Quindi insomma queste sono scarpe che avevo comprato in saldo l'estate, mi sembra di 2 anni fa, e poi le ho sempre portate molto volentieri. Questa invece è una scarpa autunnale, una scarpa chiusa, anche questa al tacco, ha un po' di zeppa, ha la cerniera qui sul davanti ed è fatta in questo modo, stile francesina. E sono scarpe che mi aveva regalato mia mamma qualche anno fa e anche queste, insomma, le porto molto volentieri, soprattutto appunto in autunno, perché essendo scarpe così chiuse riesco a portarle di più in autunno. Però, insomma, anche queste sono scarpe che io indosso molto volentieri.
Queste sono scarpe semplicissime, non hanno veramente nulla di particolare, non hanno rifiniture particolari, sono semplici, décolleté con il tacco, come vi dicevo appunto non hanno niente di che, però proprio perché sono così semplici riesco a portarle molto spesso, quindi sono proprio scarpe da tutti i giorni. Queste sono decisamente più basse rispetto alle altre perché hanno un tacchetto proprio corto, però volevo farvele vedere perché sono un po' particolari. Forse anche queste ve le avevo mostrate nel video tag le scarpe della mia vita. Comunque sono particolari perché hanno il fiocchetto laterale, sono fatte in questo modo sul davanti e quindi risultano delle scarpe poi alla fine abbastanza eleganti. Le scarpe che indosso di più in assoluto, soprattutto in inverno, autunno o comunque all'inizio della primavera, sono queste, che sono scarpe nere con la fibbia dorata e il tacco. Sono veramente delle scarpe, anche queste molto semplici, perché hanno, a parte questa fibbietta, non hanno veramente nulla di particolare, però nonostante le apparenze sono veramente comode e quindi riesco a metterle molto spesso, soprattutto in quella stagione. E sono scarpe queste che ho comprato tanti anni fa, ma che comunque si sono mantenute abbastanza bene, perché se voi le vedete comunque non sono particolarmente rovinate, eppure le ho prese un po' di anni fa. Adesso vi faccio vedere un paio di scarpe che mi ricordano un momento importante della mia vita. Le scarpe sono queste, sono rosse di vernice, hanno il tacco, credo che sia un tacco 10 come altezza, hanno la punta aperta sul davanti e mi ricordano un momento importante perché io il giorno in cui mi sono laureata indossavo queste scarpe. Avevo un abito nero, un tubino nero molto semplice, una sciarpina rossa e queste scarpe rosse. Quindi insomma, queste scarpe rappresentano per me un momento di passaggio importante, perché comunque il momento della laurea è stato un momento importante. Scarpe che hanno anche in un certo senso un valore affettivo. Poi ho un paio di scarpe molto simili a quelle di prima, che sono queste, però questa volta hanno la punta chiusa, quindi queste sono scarpe sempre di vernice rossa, lucide, con il tacco, ma hanno la punta chiusa, quindi queste le posso indossare anche, diciamo, in inverno, in autunno, insomma, quando il tempo non è particolarmente bello e soleggiato. Queste sono scarpe che rispetto alle altre ho indossato meno, che però comunque mi piacciono tantissimo perché a me le scarpe di vernice rosse mi piacciono tantissimo e io le indosso, io vado in giro con le scarpe così, quindi sono una persona capace di andare in giro con un paio di scarpe rosse di vernice, anche semplicemente per farsi un giro in città. Quindi ragazzi, sono così, ormai avete capito che ho qualche stranezza. Queste sono scarpe invernali, invece, sono così di velluto, diciamo, hanno questa fibbietta fatta così e si chiudono poi con la cerniera laterale in questo modo. Anche queste hanno il tacco, queste ovviamente sono autunnali, invernali, quindi le porto solo in quella stagione, ma sono scarpe che comunque ho portato molto molto spesso anche queste. Invece l'inverno scorso devo dire che le ho indossate molto meno rispetto a qualche anno fa. Però insomma, anche queste sono scarpe che mi piacciono. Siamo arrivati all'ultimo paio di scarpe, che sono anche quelle che mi piacciono meno, quindi sono rimaste per ultime, ma non è stata una cosa voluta, in realtà erano in fondo, però combinazione coincidono anche con quelle che mi piacciono meno. Sono sempre rosse, però sono decisamente più sportive rispetto alle altre, intanto perché hanno il tacco di un colore diverso, hanno il fiocchetto davanti, ma sono molto semplici. In realtà sono scarpe rosse, ma rispetto a quelle di prima sicuramente di un altro genere. Queste sono scarpe abbastanza comode, abbastanza leggere da indossare anche d'estate, perché qui sono traforate, non so se riuscite a vederle. Comunque, insomma, anche queste sono scarpe che alla fine indosso, però rispetto a tutte quelle che vi ho fatto vedere, sono sicuramente quelle che mi piacciono meno. Quando le avevo comprate mi erano piaciute, poi con il tempo diciamo che le ho apprezzate un po' meno, però insomma ogni tanto le indosso anche queste qua.
Ecco, queste sono tutte le mie scarpe con il tacco. Ho cercato di fare una cosa abbastanza veloce per non fare un video troppo lungo. Ovviamente ho anche un sacco di scarpe senza tacco perché ho anche tante paia di scarpe proprio ballerine, quindi raso terra. Se vi interessa fatemelo sapere perché magari vi faccio un video facendovi vedere anche quelle. Nel caso scrivetemelo nei commenti così so se vi interessa oppure no. Io vi do appuntamento alla prossima, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, mi raccomando fatemi sapere nei commenti se anche voi avete le scarpe con il tacco e se vi piace indossare il tacco, io vi mando un bacio enorme e vi aspetto al prossimo video.